Buonasera, ben trovati ancora una volta in Agora. Questa sera parliamo, non so se di spettacolo, non so se di politica, sicuramente di un uomo che in questa città per parecchi anni si è occupato di ambedue le cose, ma anche di tanto altro. Sarà ricordato dopodomani, venerdì alle 17 alla Sala Laurentina in pieno centro storico a Trapani, Francesco Braschi. Abbiamo voluto dedicargli una puntata del nostro Agorà perché Francesco Braschi è stato un pilastro per la cultura cittadina. Richiamo il ricordo della sua persona a Luglio Musicale, ma ricordiamoci anche di un Francesco Braschi, uomo politico, è stato consigliere comunale, consigliere provinciale, segretario del Partito Liberale, ma è stato un uomo impegnato in diversi settori. Lo ricorderemo oggi un po' in anteprima rispetto al memorial che ci sarà venerdì con Mario Buscaino, che è stato sindaco a Trapani dal 2017, dal 93 al 98. 93-98. Per 5 anni sindaco ed è stato sindaco perché il sindaco Luglio Musicale era rappresentato poi sostanzialmente come figura giuridica anche dal sindaco che ne era il presidente pro tempore ed è collaborato molto, quindi conosce benissimo anche le capacità di Francesco Braschi, oltre che ad essere stato pure un politico e quindi ci può dare la doppia chiave di lettura. Sabrina Braschi, anche lei in una doppia veste che è quella di figlia, quindi il ricordo di papà, e poi è stata lei segretaria per tanti anni dell'ente Luglio Musicale, e ancora Aldo D'Amico che ha collaborato, è stato Magari Elio D'Amico, scusate, cambiamo il nome, ma succede spesso. Elio D'Amico che ha collaborato con lui per tanti anni e quindi ci darà anche l'aspetto un po' dell'uomo da palcoscenico. Elio è un regista, ha fatto un percorso anche suo, che probabilmente già covava negli anni la collaborazione con Luglio Musicale. Però lo ricorderemo anche con anche altri due interventi di due persone che lo hanno conosciuto e soprattutto con lui hanno in qualche modo anche avuto rapporti di lavoro, di collaborazione. Sono Michele Latona e Michele Megale che poi ascolteremo in degli estratti che ci ha portato proprio Sabrina Braschi d'epoca, fra l'altro credo che una delle due sia una mia vecchia trasmissione, Sindaco. e quindi avremo anche questo ricordo di due amici di Francesco. Direi a questo punto di fermarci un attimo e chiedere il primo contributo dalla regia. Così vogliamo ricordare Francesco Braschi, sguardo attento, pensiero lungimirante, azioni determinate e coerenti, fiero di lavorare e costruire per la sua Trapani. La sua vita è infatti costellata di iniziative rivolte ai giovani. Già negli anni 70, con un'intensa strategia politica e convegnistica, è tra gli artefici della costituzione del Consorzio della Libera Università di Trapani, rivestendo la carica di segretario generale dal 1974 al 1979, che avrebbe poi portato alla costituzione dell'Università di Trapani per i giovani trapanesi.
Alla fine degli anni 70, per oltre 20 anni, in qualità di direttore del Centro Studi Benedetto Croce, attivava il gruppo Teatro Libero, finalizzato alla prosa e alle commedie musicali per la promozione di giovani talenti trapanesi, musicisti, attori, ballerini, poeti. È stato il fondatore nel 1974 del Kiwanis Club di Trapani, ponendo in essere molteplici iniziative finalizzate alla solidarietà e alla valorizzazione artistica e culturale. Così diceva nel suo discorso inaugurale il 5 giugno del 76. La massima fondamentale è fai per gli altri ciò che desideresti gli altri facessero per te. È una massima semplice. Come semplice è il fondamento dell'amore di sé con l'amore del prossimo. Noi della civiltà tecnologica, dell'epoca cibernetica, non siamo più abituati al linguaggio dell'uomo che parla all'uomo, al linguaggio dell'amore e della reciproca comprensione. E questo, con coraggiosa determinazione, prova a portarla avanti non solo con incarichi sociali, ma anche con incarichi nell'amministrazione esecutiva della città, fino a ricoprire nell'86 l'incarico di consigliere delegata e direttore artistico dell'Ente Lulio Musicale Trapanese, che terrà fino all'ultimo giorno della sua vita, il 14 gennaio 2007. E qui le parole diventano fatti. Sotto la sua direzione infatti si assiste alla trasformazione dell'ente da semplice committente di spettacoli ad impresari lirici a vero centro di produzione teatrale dedicato ai giovani orchestrali, con la costituzione dell'Orchestra Lirico-Sinfonica dell'Ente Lulio Musicale Trapanese, ai giovani macchinisti e decoratori, con la creazione del laboratorio scenografico, allestimenti trapanesi che vengono richiesti a Marsiglia, Atene, Parma, Novara, a giovani cantanti con la creazione del concorso lirico internazionale Giuseppe Di Stefano, che per 13 edizioni ha vantato tra la giuria la presenza a Trapani di alcune delle personalità più importanti del mondo della lirica, come Giuseppe Di Stefano, Magda Olivero, Monica Curto, Shirley Verrett, Robert Ketterson, Peter Mag, Rolando Panerai, giovani che poi sono diventate le eccellenze della lirica internazionale, da cui escono Dimitra Teodossiu, Antonino Siragusa, Nicola Laimo, Giampiero Ruggeri, Serena Farnocchia. E giovani ancora, con la creazione di corsi scenico-vocali finalizzati alla messa in scena di opere liriche, giovani curiosi talenti a cui dedica attività di promozione e di ricerca su compositori trapanesi, concorsi letterari con viaggi premio, opere liriche i cui artisti sarebbero stati direttamente formati e portati in palcoscenico, produzioni di concerti da realizzare nelle scuole, con i ragazzi, musica in classe. Il Lulio porterà oltre 70 concerti all'anno di musica nelle scuole e creazione di stagioni teatrali dedicate ai giovani e il teatro scuola, stagione di prosa, di balletto, di operetta, concertistica. Tutto ciò per la sua Trapani, per fare di tutto ciò un incontro sociale, un confronto istituzionale, ma soprattutto formazione civica, civile, per quella giusta società da consegnare ai giovani in cui ha tanto creduto. Ma lo sentiamo dalle sue stesse parole. Bisogna dare valore alle giovani risorse, calcare il palcoscenico sulle note vibranti dell'opera, anche al prezzo di grandi sacrifici che meritano rispetto e condivisione. È un aprire le porte della nostra terra al mondo esterno, è coinvolgere la gente nella progettualità e partecipazione, e crescere culturalmente insieme, è creare una stupenda realtà fatta di entusiasmo e di preparazione tecnica e artistica, è testimoniare una inconfutabile intenzionalità e sperare in un domani aperto alla professionalità, e raggiungere tutto il mondo, e evidenziare la civiltà di un territorio, il suo essere, e lavorare in positivo per la musica, per il teatro, per la cultura, e riconoscere al teatro la sua valenza educativa nel comprendere realtà umane, storiche, ambientali, anche molto diverse da quelle quotidianamente vissute, per una maturazione individuale e di gruppo, per formare i cittadini del futuro. E l'insegnamento di vita appreso sulle tavole del palcoscenico e diventare come il rigoglio proprio dei fiori in primavera,
segno della vita e del suo continuo germogliare. Ed è così operando che Francesco Braschi ha traghettato l'interlulio musicale trapanese da semplice teatro di provincia a teatro di tradizione, un riconoscimento rilasciato dal Ministero per i Beni Culturali che suggellò, insieme all'acquisizione conferita dal Presidente della Repubblica della personalità giuridica avvenuto nel 92, la definitiva consacrazione dell'ente trapanese come realtà viva, proficua nel panorama nazionale ed internazionale di produzione artistica. Ecco perché alla fine dei suoi giorni Francesco Braschi ci lascia con queste parole. E allora mo che lunghi gli anni che mi avete scritto, 70, cosa vuol volere di più? Se è stato capace di rendere un servizio alla propria città, coniugando gli affetti naturali agli affetti acquisiti. Ed è una bella serata. Io vi devo fare una confessione, ma mi commuoverei. Non pensavo di arrivare a questa data. Ringrazio il Dio, la scienza e voi tutti. Un bel ricordo di Francesco Braschi, questo che ci ha portato Sabrina, che vi abbiamo mostrato in anteprima, perché poi verrà riproposto venerdì in occasione di questa giornata dedicata proprio alla figura di Francesco Braschi e che sarà ricordato soprattutto da rappresentanti anche di istituzioni dove lui è stato sempre presente, a partire dalle amministrazioni comunali, al Chivanes, di cui abbiamo visto è stato il fondatore, la Libera Università, e poi volevo ricordare anche il Centro Studi Benedetto Croce, insomma il Conservatorio. Dicevo poco fa che è stato proprio attività nell'ambito culturale della città fondamentale, e lo testimoniano proprio le immagini che abbiamo appena visto, ma soprattutto chi interverrà proprio dopodomani in questa occasione. Vorrei che cominciasse a parlarci di Francesco Braschi, Mario Buscaino, nel ruolo allora di sindaco della città e presidente del Luglio Musicale. Il sindaco è un politico, Luglio Musicale è un ente che invece la politica dovrebbe potenzialmente poco avere a che fare, ma essere affidato a tecnici. Francesco Braschi lo ha guidato a vario titolo per un ventennio, esattamente dall'87 al 2007, come abbiamo sentito prima, proprio fino all'ultimo suo giorno di vita. Tu per 5-6 anni sei stato alla guida dell'ente Luglio Musicale. E qual era il rapporto che avevi, che sostanzialmente tu era quello del politico, Ciccio Braschi era il braccio armato? No, guarda, io credo che... E soprattutto, scusami, di grande competenza in ambito lirico. Sì, su questo tema credo che ben pochi lo superavano in città. Guarda, io con Braschi, malgrado le differenze di provenienza politica, diciamo che su un tema abbiamo avuto un incontro estremamente interessante che poi credo che ne abbia goduto complessivamente tutta la città. Io ho trovato già Braschi amministratore del Luglio Musicale appunto per incarico dei miei predecessori sindaci. Ricordo ad esempio, personalmente io ho vissuto un'esperienza che va, chiamiamola con la Prima Repubblica, ho fatto il sindaco per un anno con la Prima Repubblica, poi sono stato il primo sindaco a volontà popolare eletto in città, per cui i successivi 4 anni diciamo, abbiamo programmato e fatto un'esperienza assieme. Braschi
da politico, perché effettivamente l'incarico gli veniva dato allora a lui con la Prima Repubblica per una scelta, una suddivisione, chiamiamolo pure Emanuele Cencelli, di un affidamento alla però politica. Però era stato scelto l'uomo giusto, cioè una volta sì, tanto infatti, la politica ha agito tanto, in maniera una intelligente. Una volta tanto la politica ha avuto la fortuna veramente di mettere in campo il meglio che per alcuni versi Ciccio Braschi rappresentava in città. Braschi, dite la verità, la prima volta che ho fatto il sindaco non ho avuto motivo di cambiarlo, perché normalmente con le nuove amministrazioni si cambiavano anche tutte le persone. Perché? Perché nella realtà avevo già individuato una persona che perlomeno in quel posto sapeva come stare e come lavorare. Poi con Ciccio abbiamo fatto invece un'esperienza molto bella, perché? Perché così come io, così come la città, nel momento in cui è stato eletto un sindaco che durava, perlomeno è durato tutti i 4 anni per cui mi ero quindi poteva pianificare in qualche modo. Abbiamo avuto appunto l'opportunità eccezionale di programmare e lavorare su due fronti. Io mi ricordo che allora disse a Ciccio, guarda, credo che per quello che riguarda la musica lirica, la concertistica, ben pochi ti possono dare lezioni in questo campo. Però tu devi sapere che questo sindaco eletto ha fatto un programma per cui è stato votato, e nell'aspetto complessivo la parte culturale, la parte di soddisfare alcune esigenze che in città obiettivamente dall'allora Tiero Garibaldi non erano state più messe in campo, ho detto guarda che c'è una grossa fetta della nostra città che va a teatro, una grossa fetta della nostra città che vuole anche un altro tipo di cultura, vediamo di programmare. E da questi 4 anni Ciccio, come ha detto anche il servizio, aveva già iniziato con la precedente amministrazione a tentare di avere il decreto di teatro delle tradizioni. Abbiamo fatto in modo che questi 4 anni servissero a completare il cosiddetto curricula di un ente, in questo caso l'Unione Musicale, che si proponeva ad essere riconosciuto teatro delle tradizioni. Per cui abbiamo programmato la stagione estiva del classico del Luglio Musicale che metteva in campo, però abbiamo poi programmato la stagione invernale, la lirica invernale, il teatro per i giovani, utilizzando il la struttura dell'università. Utilizzando e mettendo in campo altre attività, alcune cose che veramente erano chiuse. Io mi ricordo che siamo andati allora assieme a Matteo Graziano, presidente della regione, e abbiamo avuto affidato dalla regione stesso il teatro dell'università, perché era proprietà ed è ancora proprietà della regione. Purtroppo è noi. E su questo abbiamo, malgrado qualche, io mi ricordo anche qualche contrasto in termini di simpatici con il teatro Harrison, che allora affittavamo e spendevamo un bel po' di soldi, in quel caso già trasferirsi al teatro dell'università abbiamo tutto lo risparmiato, abbiamo anche consentito di una programmazione teatrale che ha visto in città. Già, era un teatro a differenza dell'Ariston che era adibito a teatro. Era 1000 posti pieni, poi addirittura per alcuni versi poteva anche essere aumentato di alcune esigenze, però c'aveva una sua struttura teatrale a tutti gli effetti. Noi l'abbiamo allora fornito di una serie di attrezzature minime. Io mi ricordo che l'acustica ci fece impazzire letteralmente, perché magari non era stato il grosso studiato. Problema di questo sì, non teatro. Era stato studiato per alcune caratteristiche sonore, per cui ad esempio ci si venne incontro anche con alcune esperienze. Allora, questa programmazione ha fatto molto che, ad esempio, la città vivesse da quell'anno in poi, quindi dal 98 in poi, un'esperienza che fino al 2007-2008 ha maturato una sua città, dopodiché è scomparsa anche questa programmazione culturale, per cui siamo ritornati indietro. Mario Buscherino diceva prima, ricordava il passaggio importante e di cui ancora oggi il Luglio Musicale trae beneficio, che è quello del teatro di tradizione. Vorrei chiedere alla regia di mandarci un altro insert, che è un'intervista con Michele Latona, proprio al riguardo del teatro di tradizione. Io credo che Ciccio Braschi sia stato un autentico protagonista nel mondo della cultura, non soltanto trapanese-siciliana ma nazionale. Ci si accorgerà che non sarà facile né semplice sostituirlo. Uomo di grande carisma, grande protagonista, una persona vincente, una persona piena di idee, vulcanico, pieno di risorse umane, con grande carattere. Per il teatro ci vogliono queste persone, accentratore. Ciccio era uno che si dannava dietro le cose in cui credeva.
Sì, c'era uno che ha fatto diventare protagonista una realtà provinciale, come inizialmente è stato il Lugno Trapanese. Me lo ricordo in alcuni incontri nazionali, Ciccio si batteva per questa sua creatura e accentrava. Che significa accentrare? Credere nelle cose che si fanno. Ciccio era uno che credeva nelle cose che stava facendo. Bravo Ciccio, ad accentrare rispetto ai dilettanti, di cui è piena questa società, rispetto agli ignoranti di cui è piena questa società. Quindi se accentrava rispetto agli ignoranti e rispetto al dilettante, il risultato sono quelli che contano alla fine, no? I vantaggi, ecco, di costituire, di essere riconosciuto come teatro di tradizione, so che sono pochissimi. L'Italia credo che sia il capoluogo di provincia con più piccolo, quello sì. Di Trapani ad avere un intanto teatro. Il riconoscimento ministeriale ti fa sedere ad un tavolo della contribuzione pubblica e non soltanto, ti fa entrare con l'abito, all'abito elegante in un consesso nazionale, ti fa essere rispettato dagli altri colleghi delle altre città, delle varie compagnie teatrali nazionali, ti fa definire teatro di interesse nazionale. Questo che significa? Significa avere una cittadinanza, avere un'identità forte in un consesso teatrale, in un consesso nazionale rilevante. Quindi Ciccio si è battuto per questo riconoscimento. Non è stato facile in una realtà come Trapani, cioè essere riconosciuto teatro di tradizione in una realtà come quella di Trapani, come quella siciliana. Non è stato facile, mi ricordo ai tempi, sono stato insieme alla Pietro Carrillo, attuale direttore dello Stabile di Palermo. Non è stato facile per lo Stabile di Palermo, che aveva alle spalle una città di quasi 1 milione di abitanti, essere riconosciuto teatro stabile. Figuriamoci per Trapani, figuriamoci per una città che non ha neanche un teatro. Una città che non ha neanche un teatro, quindi significa avere l'abito, significa giocare in Serie A, significa giocare in Serie A. Ciccio ha portato questo teatro, questo ente, questa struttura organizzativa, amministrativa, artistica a giocare in Serie A. Lugno Trapanese. Cioè, non è quella cosa fatta locale, delimitata in un'area geografica precisa. No, Lugno Trapanese è una realtà nazionale. Questo lo dobbiamo a quel riconoscimento ministeriale che Ciccio ha perseguito per una vita, ce l'ha fatta, ci è riuscito. A maggior ragione se riconosciamo anche che la nostra città non ha un teatro. Se la rapportiamo al calcio, è una squadra in Serie A senza avere il campo da gioco. Nonostante tutto, questa è una magia di Ciccio Braschi. Elio D'Amico, 12 anni fa, quando abbiamo registrato questa trasmissione, c'eri anche tu. E una domanda che probabilmente credo di averti già fatto allora, cosa è cambiato nel passaggio fra l'ente Lugno Musicale che veniva istituito e il vecchio Lugno Musicale? Cioè tu hai vissuto, hai lavorato accanto a Ciccio Braschi per tanti anni. Ci vorrebbe una vita per raccontare la mia esperienza con Ciccio Braschi. La figura storica della consulta artistica. Esatto. Ho iniziato quando avevo 16 anni, quindi veramente ci vorrebbe una vita. Per quanto riguarda Lugno Musicale... Allora hai iniziato con i greci. Sì, esattamente. Mi ha aiutato nella crescita, sicuramente. Per quanto riguarda il Lugno Musicale, come diceva la Tona, è stata davvero una rivoluzione. Perché si è passato da un ente che programmava la sua attività soltanto in 2 mesi estivi e quindi era limitato sia nella programmazione che nel periodo, a invece un ente che lavorava a 360 gradi, che lavorava 12 mesi l'anno, un ente che ha rappresentato la cultura a 360 gradi a Trapani. Cioè, il vecchio Lugno Musicale era 3 opere liriche, 2 operette, se capitava un balletto e finiva lì. Con l'avvento di Ciccio Braschi abbiamo la prosa, il concorso, i concorsi letterari,
e tutta una serie di attività, attività collaterali. Concertistica, corso di avviamento professionale, tutte, teatro scuola. Appunto, tante attività a 360 gradi che veramente rappresentavano la cultura. Perché non è soltanto quello che può apparire la prosa, la lirica, eccetera, eccetera, ma dobbiamo pensare anche al concorso di Stefano, che permetteva ai giovani cantanti lirici di seguire dei corsi per crescere, che dava loro la possibilità non di un premio in denaro che finiva lì, era finalizzato solo a questo, ma dava loro la possibilità di salire sul palcoscenico e di dimostrare quello che realmente sapevano fare. E quindi essere un trampolino di lancio per questi giovani. Lui ha sempre avuto un grandissimo interesse per i giovani, lo dimostra anche il teatro scuola, le matinee riservate agli scolari che per la prima volta si avvicinavano alla prosa, alla lirica. Erano dei semi che venivano gettati in un terreno assolutamente incolto, che naturalmente non potevano non dare i frutti successivamente. Se probabilmente ora... Ciccio in questo vedeva anche un po' il vivaio, perché sebbene la città allora avesse avuto anche, voglio dire, l'etichetta di buongustaia per quanto riguarda la lirica, c'era il rischio, e c'è stato il rischio, di perdere questo, perché col cambio di generazione chiaramente... Allora Ciccio intuiva questo e già entrava nelle scuole, andava ad educare i giovani, no? Indubbiamente. Se noi adesso ci possiamo vantare a buon diritto di avere spesso il nostro teatro di Stefano pieno, dobbiamo all'opera anche che il coraggio di intestargli un teatro da vivo, cosa che avviene esattamente. Ha avuto tantissime critiche allora quando si è intestato il teatro a Di Stefano, perché si intestava a una persona ancora vivente, ma già era un mito vivente Di Stefano, quindi era già una garanzia. Quindi questi giovani che adesso affollano il nostro teatro, le nostre rappresentazioni, sono state educate proprio grazie a questa opera nelle scuole, perché non era soltanto quella rappresentazione, era anche la presentazione che si faceva all'interno delle scuole di ciò che andavano a vedere, per cui i ragazzi andavano già preparati a teatro, e non era una mattinata di vacanza, era una mattinata per crescere culturalmente, per confrontarsi con delle realtà culturali che finora colpevolmente erano state ignorate. Sabrina, tu invece hai avuto anche un ruolo molto delicato, che è quello di collaborare con papà, ma di essere anche una dipendente del Luglio Musicale, quindi te lo sei ritrovato nella doppia veste di datore di lavoro, se vogliamo, certo. E di genitore. È inutile chiederti che papà era Francesco, anche se adesso ce lo accennerai. Invece, per concludere il ciclo dedicato all'uomo del Luglio Musicale, che manager era papà? Perché alla guida di un qualunque ente si può mettere sì, un manager, lo diceva bene Mario Buscaino prima, il sindaco sceglie. In questo caso è stato scelto anche un uomo che aveva una grossa cultura, la lirica, ritengo fra i maggiori. Allora credo che il suo predecessore sia stato il professore Baiata, se non ricordo male, prima di lui, insomma. E quindi bisognava dare un senso, un segno di continuità, quindi non affidarsi al politico, al carrozzone politico e quindi andare a piazzare lì un uomo di partito, ma bisognava intelligentemente scegliere un uomo che, oltre che avere buoni contatti con la politica, avesse anche buona conoscenza e cultura. Papà era appassionato, competente, lungimirante, non si fermava mai, la sua testa era in continuo cammino. Io lo ricordo che appena si raggiungeva un obiettivo già era a pensare al prossimo, al successivo. È stato ricordato sia da Elio sia dall'architetto Buscaino quello che
in 10 anni, che sono relativamente pochi per raggiungere il riconoscimento di teatro di tradizione, è stato fatto. E lui l'ha fatto senza mai sostarsi, perché non transingeva sul fatto che bisognava lavorare e andare avanti. Non c'era un Natale, non c'era una Pasqua in cui a tavola, perché ero la figlia, non si parlasse comunque di Luglio Musicale e non si portassero avanti idee e non si mettessero sul tavolo progettualità che dessero servizio a questa città. Questo era il suo obiettivo. Lui pensava principalmente a come raggiungere obiettivi che dessero in città qualificati progetti che poi dassero proiezione nazionale ed internazionale a Trapani. Questo era il suo obiettivo, quindi si lavorava sempre per questo obiettivo. Ovviamente era esigente. E poi con me, che ero la figlia, diciamo molto di più. Ecco, perché il rapporto sul lavoro qual era? Era quello di un papà affettuoso, ma che proprio perché aveva la figlia in seno, di cui doveva dare conto tra le altre cose anche politicamente, e mi chiedeva 300 volte di più. Ma io ho lavorato con grande cuore, con grande passione anche io, perché credevo ovviamente in quello in cui facevo. E poi con lui era un piacere lavorare, perché sì, era autoritario, era pretenzioso, era esigente, ma era anche bravo. Era bravo, lui sapeva farle le cose, le sapeva gestire, sapeva dargli contenuti, si preparava. E quando facevamo le domande ministeriali, regionali, già aveva gli scheletri pronti, e quando me li proponeva non bisognava fare altro che riempirli di contenuto, ma già aveva le idee chiare, e le aveva le idee chiare prima di andare nei tavoli istituzionali. Quando parlava veniva ascoltato. Quando mi ritrovavo con lui nelle sedi istituzionali, ministeriali, regionali o all'Europa Studio o nei tavoli di cultura, dove si doveva proporre qualcosa che desse un senso a quello che si voleva fare, veniva ascoltato, tutti stavano in silenzio e ascoltavano lui, e io con gli altri, perché io ho avuto un grande maestro. Mario Buscaino, Ciccio Braschi però era un uomo di carattere. E non era neanche tanto facile andarci d'accordo, non tutti andavano d'accordo, cioè, poi gli volevano sempre bene. Memorabili anche gli scontri di teatro dell'ultimo momento, lo stress, i nervosismi. Ecco, che tipo di rapporto ha avuto la politica con Ciccio Braschi? Ma guarda, io lo dico con serenità e con affetto, sia nel confronto della figura di Braschi, della famiglia, ma comunque anche della città. Io credo che Braschi abbia capito da politico fine che se voleva avere un avvenire, lo ha avuto come figura preeminente all'interno del Luglio Musicale, doveva discutere con la politica e, fra virgolette, utilizzare la politica nell'interesse della città. Questa è l'intelligenza che ha avuto Ciccio. Perché se Braschi avesse avuto dall'altra parte, con la mia esperienza, un sindaco che da questo orecchio non ci sentiva molto bene, sicuramente Luglio non sarebbe arrivato a un livello così come l'abbiamo portato un po' tutti. Così come diceva Sabrina, Ciccio aveva la capacità di sedersi al tavolo col sottoscritto, ad esempio per quello che riguarda il mio periodo, dare l'input di alcune cose che poteva e voleva fare, convincere della fattibilità dell'opera e chiedere alla politica di fare il suo lavoro, che era quello di incontrare il Presidente della Regione, incontrare i ministri, incontrare i sottosegretari, incontrare la politica che ai livelli vari poi serviva a fare il salto di qualità. Questa è stata la capacità di Ciccio nel, appunto, confrontarsi e riusciva a sdoppiarsi dal ruolo di politico a quello del direttore artistico. Con l'elezione diretta del sindaco la figura di Ciccio Braschi politico è finita, perché capisce che ormai in una programmazione deve soltanto essere l'amministratore, il programmatore di un'iniziativa culturale, e demandava in questo caso al sottoscritto, per quello che era quel periodo, che l'iniziativa politica fosse guidata da chi era stato investito dell'autorità politica territoriale. Io, guarda, ti faccio un esempio soltanto. Subito dopo i primi anni della mia esperienza, ricordo che il Luglio è un ente che aveva tre associazioni, in questo caso enti locali, che
condonavano il bilancio del Luglio. Che era la provincia. Era il sindaco, era il presidente, quindi il consiglio comune, la provincia e la Camera di Commercio. Nel momento in cui sempre una mattina venne Ciccia mi disse: guarda che noi, per avere riconosciuto sempre la possibilità di avere il riconoscimento del teatro della tradizione, dobbiamo avere un curricula che sia quanto più ampio possibile. Cominciavano allora a essere in campo i finanziamenti della comunità europea anche a favore della cultura. Ci inventammo allora, su un suo input che ebbe, credo parlando con qualcuno all'interno del Partito Liberale che alla Bruxelles aveva voce in capitolo, disse: guarda, c'è un ramo del finanziamento europeo che potremmo utilizzare, e c'è un bravo direttore artistico di un teatro del milanese, Bruno Dalbon, che sta mettendo su un'iniziativa per utilizzare i canali finanziari della comunità europea. Io ho già preso contatto, se tu dici ci andiamo a parlare. Bruno Dalbon, che era un giovane, ancora tutt'oggi, ma credo che sia nel settore sempre della lirica, della programmazione. Aslico di Milano. L'Aslico di Milano, che programmò questa cosa. Ci inventammo assieme a delle... Poco fa con l'intervista che abbiamo seguito, abbiamo visualizzato l'entità piccola del Luglio rispetto a questo mondo. Come diceva Michele Latona, Palermo ha stentato con 1 milione di abitanti, Trapani, voglio senza con teatro. Con Dalbon, con Braschi, con sottoscritto abbiamo messo su un elenco, e poi lavorò molto, molto più Dalbon perché era a livello internazionale, che comprendeva l'Opera di Parigi, il Teatro di Manchester, il Teatro di Colonia, Urbino, Pesaro, Trapani, all'interno di un unico contenitore che si chiamò Europa Studio. Sì. E ci facciamo finanziare dalla comunità europea una opera lirica costituita da tutti i giovani europei, l'orchestra musicale europea per i giovani della concertistica, e programmammo utilizzando un finanziamento che a noi costò pochissimo rispetto al tetto massimo, e ci inventammo e siamo stati i soci fondatori di Europa Studio, che divenne una chicca molto interessante all'interno della curricula, per cui poi ci venne riconosciuto il teatro delle tradizioni. Allora, questo modo di affare di Ciccio, che aveva l'intuito, riusciva a far capire l'intelligenza, dall'altra parte l'iniziativa, dall'altra parte c'era credo una cultura politica disposta a sentire e a dare sponda, per cui questa cosa veniva messa in campo con una squadra che interagiva e otteneva. Sì, poi mi fece ricordare che con lei, architetto Buscherino, iniziaste quel lavoro di far diventare Luglio Musicale un'azienda, perché mentre prima era una committenza, era un carrozzone anche del comune, diciamo la verità. No, perché... iniziò l'azienda vera e propria, no, quindi la costituzione dell'orchestra, la costituzione del coro con gente locale, il laboratorio scenografico, che significava usare maestranze locali per realizzare, manovalanza locale per realizzare le scenografie in loco, scenografie che poi hanno varcato la soglia nazionale ed internazionale, perché la Turandot è andata ad Alessandria. Ma la scenografia andò a finire ad Atene. Ad Atene è andata la Cenerentola, a Marsiglia è andata la Ida, a Novara anche, insomma, a livello che le scenografie del Luglio Musicale di una cittadina. Teatro di tradizione, Wally, ce ne sono 29 in Italia, di cui solo 6 nel sud. E uno di questi è il Bellini di Catania, cioè parliamo di un teatro che nazionalmente è riconosciuto uno dei più importanti. Ed è un teatro, è un teatro, e noi non avevamo neppure un teatro all'epoca, perché il teatro Giuseppe Di Stefano è un teatro all'aperto, eccetera. Siamo riusciti, cioè siete riusciti, perché lei ha iniziato questo lavoro con papà, a far diventare questo Ente Luglio Musicale teatro di tradizione, perché si è riuscita a creare anche una stagione invernale, perché non bastava la stagione estiva, quindi l'apertura del teatro università, il riconoscimento di questo non più come auditorium ma come teatro, con tutti gli ammodernamenti che sono stati fatti, la costruzione di una graticcia, la buca orchestrale, l'insonorizzazione, fondi che sono stati investiti lì per fare dell'auditorium il teatro, teatro di Tomarrone, che ha consentito di fare opere liriche invernali, concertistica, Giuseppe Di Stefano all'interno del teatro, concerti di Capodanno, di Natale, teatro scuola, prosa, come ricordava Aldo, anche i matinè per gli studenti. I matinè per gli studenti, che sono stati di una cosa incredibile. C'erano stagioni in cui avevamo 10-15 spettacoli a stagione
stagione, col tutto esaurito, che bisognava fare anche la seconda edizione dello stesso spettacolo per consentire a tutti i ragazzi delle scuole, perché partecipavano a tappeto tutte le scuole. Oggi il pubblico di oggi è quel pubblico che è stato formato in quegli anni, come dice Velio. Cioè, il vivaio di cui facevamo cenno prima. Questo materiale degli studenti, ad esempio, venne fuori da un tavolo con il sindaco della città che ero io, con Braschi e con il provveditorato agli studi della città. Per cui ci organizzammo a tavolino non solo le giornate, anche i pezzi diciamo teatrali anche in lingua inglese o francese, ma addirittura gli organizzavamo e ce lo caricavamo nei costi generali gli autobus che prendevano i ragazzi dalla scuola e li portavano al teatro. Per cui affrontavamo materialmente, risolvevamo i problemi che hanno dato che magari avevano di economia scolastica. Bene, allora, adesso vorrei scendere un po' invece sull'aspetto personale di Francesco Braschi e inizierei proprio con un altro contributo filmato che abbiamo ed è un ricordo di Michele Megale. Quando iniziamo assieme a fare politica nel 54-55 nel Partito Nazionale Monarchico. Siete andati in consiglio comunale poi? Poi andammo al Partito Liberale e lui era molto più giovane di me e diventò anche lui consigliere comunale, fu assessore e quando parlava sapevo quello che diceva, si preparava indubbiamente, ma fu presente anche nello sport. Avevamo una squadra del Partito Liberale di calcio, poi lui creò un centro studi Benedetto Croce di notevole livello culturale e organizzativo e poi approdò improvvisamente, non so come, perché all'Olio Musicale. Da allora a lui, non dico si estranò dalla politica, però si fuso con questo sistema, ci credeva veramente. Io mi ricordo quando l'ultima volta che fui presidente del Luglio per delega del sindaco Buscaino, c'era la prima stagione nel 2004 del Giovane all'Opera. Io ero molto esitante e titubante, lui era sicurissimo, andrà benissimo, mi faceva vedere gli elenchi delle domande che erano pervenute, l'elenco della componente della commissione che doveva guardare, sentire i giovani. Ma questi personaggi così importanti dall'America, dalla Russia, dalla Bulgaria verranno qua da noi e vennero e lui ci credeva e fu un grande successo, mi ricordo, anche se si tenne all'Ariston la prima di questa con Pippo Di Stefano che era presidente del gruppo di lavoro. Merita di essere ricordato Braschi, indubbiamente, ha dato tanto, ha dato tutto quello che poteva dare alla città. Elio, intanto ne approfittiamo per salutare Michele Megale. Gli facciamo se me lo scemo. Grande personaggio anche lui. Certo. Elio, tu questo percorso di cui parlava Michele Megale in questa intervista, che appunto risale anche questa almeno una decina d'anni fa, sei stato L'ho vicino. Fatto tutto. Ecco, sei stato vicino a Ciccio Braschi dalla gioventù liberale agli ultimi giorni del Luglio Musicale. Io dicevo prima che non era facile stare accanto, anche se poi alla fine, insomma, nonostante ogni tanto Ciccio alzasse il tono, però era sempre un piacere e poi era sempre lì pronto ad abbracciarti. Ecco, tracciaci un po' un ritratto affettivo dell'uomo. Ma indubbiamente io dico sempre che nella mia vita ho imparato tantissimo da Ciccio Braschi. È stato per me un maestro di vita, l'ho sempre detto e lo dirò sempre, perché con lui ci si confrontava non soltanto sui temi, sui testi, sugli argomenti, sulle proposte, ma ci si confrontava anche dal punto di vista umano. Appunto io ho cominciato a collaborare con lui quando avevo 16 anni nella Gioventù Liberale, l'ho seguito nella Gioventù Liberale, poi nel Partito Liberale. Megale ricordava la sua attività sportiva anche nell'ambito del Trapani Calcio,
lui ha avuto un ruolo dirigenziale importante. Nella Tricolore sono stato anch'io con lui dirigente. Nel Luglio Musicale io in un certo senso collaboravo per quanto riguarda i libretti di sala, però nello stesso tempo ero il critico teatrale della Sicilia, quindi ero anche in un certo senso dall'altra parte della barricata, ma questo non mi ha mai impedito di scrivere la mia reale opinione, anche non condividendo certe rappresentazioni o certe scelte artistiche. Ma con Braschi c'è stato sempre un confronto, perché abbiamo sempre poi parlato di questa divergenza di opinioni su un particolare spettacolo, su una particolare rappresentazione, su una particolare iniziativa. E sicuramente con i suoi toni burberi, con il suo modo molto sicuro, però era una persona che ascoltava, era una persona che sul momento ti difendeva a spada tratta le sue scelte, ciò che aveva proposto in Luglio, ma poi faceva tesoro anche dei suggerimenti diversi, per cui tante volte alla fine della stagione era un po' l'allenatore di una squadra, esattamente, poi mi diceva: hai ragione, quella persona non verrà mai più qua a Trapani. Quindi era una persona umanamente che veramente con cui tu potevi parlare e crescere, perché ripeto, tanto ho imparato da lui. Era leale. Ecco, Sabrina, sì, io leale, voglio chiudere proprio con te, e chi meglio di una figlia? Mentre ascoltavo io pensavo a questo: papà era una persona leale, cioè era una persona che non aveva maschere, di conseguenza non dovevi temere nulla da lui, perché tutto quello che volevi conoscere di lui lo vedevi, e questa è una cosa meravigliosa, è una cosa bellissima della persona. E poi era una parola, la sua parola era una parola vera, cioè la rispettava. Io ho assistito a scene in cui gli artisti venivano senza firmare il contratto da prima, perché già avevano la parola di Ciccio Braschi, questo gli bastava, perché lui manteneva la parola, e se non riusciva a pagare gli artisti, perché come sempre non arrivavano i fondi in tempo, lui prendeva i soldi di tasca sua, perché doveva mantenere la parola e quell'artista doveva essere pagato tra il primo e il secondo atto dell'ultima recita, e su questo non si transigeva. È un uomo che ha lasciato a Luglio Musicale un'azienda carica di investimenti. Io voglio leggere quello che ricordo, perché c'ero anch'io, ero segretario generale: un archivio musicale e videoteca di 142 opere, 23 strumenti musicali tra pianoforti, clavicembalo e percussioni, service luci, service audio, materiale audio, telefonico, informatico, poltrone per platea, complete di strutture di appoggio, sia per la Villa Margherita, che erano 1500, sia poi per la sala cinematografica che fu fatta alla Villa Comunale della Madonna di Trapani, 600 sedie, impianti elettrici, 30 allestimenti scenografici, che oggi Luglio Musicale si ritrova. Quelli a cui facevamo riferimento prima, per esempio, erano i più importanti e che sono stati anche noleggiati ad altri teatri. Sì, ma oggi ce ne sono credo tantissimi, oltre al fatto che lui ha lasciato un materiale fotografico, bibliotecario, ricerche musicologiche, mostre, tantissime brochure. Io invito veramente chi ci sta seguendo anche a chiedere a Luglio Musicale le guide agli spettacoli che venivano fatti in quegli anni, in quel ventennio. Io ho portato qualcosa, ma insomma adesso non c'è tempo. Dove, oltre alla descrizione delle stagioni, che veniva fatta in maniera molto puntuale dalla segreteria artistica, c'era anche la prefazione in cui mio padre scriveva sempre una sua lettera di indirizzo, di quello che aveva vissuto, dell'annata, di com'era andata.
sono delle pagine di vita incredibili. Io, sai, Wally, che le sto studiando in questo periodo, proprio perché appunto ci sarà l'ad memoriam e in qualche modo ci stiamo preparando. Sono state raccolte in un volume. Sono state raccolte in un volume fino a un certo punto, perché poi gli ultimi sei anni no. Ci faremo carico come famiglia di continuare questo lavoro, perché sono delle pagine non di programmazione, di vita. Papà scriveva delle cose, io vi voglio leggere qualcosa perché sono veramente belle. Dobbiamo edificare una società nella giustezza degli equilibri, perché dobbiamo progredire, perché dobbiamo consegnare un ventesimo secolo al giudizio storico di valenze umane, pensose e responsabili. Questo è il servizio, questa è la politica. Oppure dobbiamo creare relazioni, dobbiamo creare dibattiti, dobbiamo confrontarci, dobbiamo parlare sempre per prepararci e fare la differenza, perché lui si preparava nelle cose. Ma se... tutto questo che papà è stato? Papà meraviglioso, come tutti i papà. Mario, chiudiamo con te, anche con te un ricordo umano questa volta, cioè è un episodio, se magari ricordi qualcosa. Ma guarda, io legato proprio affettivamente, affettivamente, perché lui poi veramente diventammo amici nel vero senso della parola. Qua Sabrina lo può dire, avendolo vissuto all'interno della famiglia. Guarda Ciccio, noi programmavamo ogni anno all'interno della consulta artistica del luglio quello che dovevamo fare sia per la lirica sia per la stagione invernale. Prima di andarcene in una seduta mi disse: guarda, all'interno di questa programmazione mi sono permesso di proporre un'iniziativa che dal punto di vista mio, politico e generale, sapendo la mia provenienza, ti voglio fare un riconoscimento per tutto quello che stai facendo a favore del Luglio Musicale, rivolto a me. E quindi aprì l'elenco delle manifestazioni invernali, dove all'interno di questo evento, che poi era veramente una molto importante dal punto di vista anche di iniziativa culturale, portò a Trapani il coro dell'Armata Rossa. Lo ricordo benissimo. Io rimasi obiettivamente... Ho partecipato a quello spettacolo, capivo che mi volevi portare lì. Ma sì, ma guarda, era una cosa che lui, una chicca che io accettai in quanto tale. Gli disse pure, guarda, che però io ero stato buttato fuori dal partito, per cui figurati se, diciamo, un regalo a me profondamente l'ha fatto anche a questa città. E fu uno spettacolo veramente molto bello, guarda, avere il coro dell'Armata Rossa a Trapani. Secondo me lo avranno avuto molto e molto poche città nel meridione. Bene, si conclude qui questa puntata del nostro Agora, dedicata a questo Ad Memoriam di Francesco Braschi, che andrà, fra l'altro, usiamo un termine, andrà in scena, vista il vissuto di Francesco Braschi, venerdì alle 17 alla Camera Sala di Laurenti. Commercio. Alla Camera di Commercio. Alla Camera di Commercio, sì. Allora ho sbagliato fin dall'inizio dicendo Sala Laurentina. Alla Camera di Commercio. E ci saranno testimonianze portate da vari enti con i quali Ciccio Braschi ha in qualche modo interagito. E lo faranno anche con la presenza degli ospiti che abbiamo avuto qua con noi in studio. E poi ringrazio anche, ne approfitto per salutare Michele Latona e Michele Megale, che abbiamo avuto in insert d'annata, registrazioni 10-12 anni fa, fatte qua in studio subito dopo la morte di Ciccio Braschi. Lo ricordo, è stato dal 1987 al 2007 alla guida del Luglio Musicale, lo abbiamo ricordato assieme a Sabrina, che oltre che essere una figlia è stata anche una diretta collaboratrice, ma anche a Elio D'Amico e a Mario Buscaino. Grazie, appuntamento alla prossima settimana, ancora con Agora. Buonasera.